Ciao a tutti, buongiorno e buona domenica, o dovrei dire buon pomeriggio ormai. Iniziamo molto bene questa giornata di fantacalcio, Facciamo un piccolo excursus sul fantacalcio, poi vi prometto che oggi vi tartasso per poco, ci sono poche cose da dire, però cerchiamo di fare il punto della situazione vero e proprio. Perché ieri Napoli-Salernitana, Candreva, Ragmani e Politano, ce li avevo tutti e tre contro. Ieri sera Lautaro e Çalhanoğlu ce li avevo contro, mi sono beccato 4 gol dell'Inter su 5 segnati. Abbiamo iniziato molto bene questa giornata di fantacalcio, fatemi sapere le vostre sfighe qui sotto nei commenti, cercate di farmi sentire a casa, no? Non voglio essere l'unico che ha iniziato in maniera terrificante, mamma mia, penso che sia difficile vincere, La butto lì, mi sa che questa giornata è andata. Vabbè, amen, doveva andare così, molto probabilmente. E proprio di Inter dobbiamo parlare, un breve accenno proprio perché sono i nostri competitor per il campionato e adesso la Juventus si ritrova già al primo scoglio da superare, sorpassare in quello che è il girone di ritorno della stagione 2023-2024, perché è vero che giochiamo in casa, perché è vero che il Sassuolo non è una classifica meravigliosa, ma è anche vero che il Sassuolo è l'unica squadra che nel girone d'andata è riuscita a fermarci in maniera definitiva e quindi con una sconfitta anche rotonda, una sconfitta folle per 4-2, che nulla a che vedere, se vogliamo, con i livelli di concentrazione, i livelli di fame che ha dimostrato invece questa Juventus sul lungo. Quella è l'unica serata in cui invece la Juve è completamente scoppiata. E dato che di Sassuolo-Juve dobbiamo parlare, probabilmente la Juventus avrà dei tifosi in più. E voi direte, chi sono questi tifosi in più? Beh, prossimi calciatori della Juventus. Il primo è Astic, che è fatto, è chiuso, e secondo Fabrizio Romano appunto martedì sera sarà allo stadium per assistere alla prima partita da juventino, anche se poi non sarà subito della Juventus, sarà un giocatore della Juventus che arriverà verosimilmente a giugno, poi vediamo se cambia qualcosa nel percorso che porterà Astic a fare le visite mediche per vestire la maglia della Juve successivamente, però martedì sera dovrebbe essere all'Allianz a tifare per la Juventus. E tra le altre cose è stato chiuso anche Thiago Dalot in maniera ufficiosa, ora aspettiamo soltanto la firma, l'annuncio, ma le visite mediche sono state prenotate per mercoledì, quindi io immagino che essendo mercoledì le visite mediche, quindi mercoledì il giorno dopo la partita, pure Thiago Dalot potrebbe già essere allo stadium o magari arriverà, che ne so, il mercoledì mattina direttamente alla Continassa, al J-Medical per sostenere le visite mediche. Mi è venuto da sorridere perché è un giocatore che arriva già infortunato in questo momento, anche se in periodo di recupero. Ricorderete che Thiago Dalot si era infortunato gravemente, la rottura del ginocchio lo scorso anno a marzo, e fino adesso non ha ancora giocato, ha già ricominciato ad allenarsi, ha già iniziato questo piano di recupero, a breve dovrebbe essere in campo, dovrebbe essere abile arruolato, e speriamo, perché lui arriva già in questo momento per essere un calciatore della Juventus a gennaio, e va a sostituire numericamente Huijsen e probabilmente va a scavalcare anche Alexandro nelle gerarchie, che in questo momento è un giocatore con un grande punto interrogativo, anche se lo stesso Thiago Dalot in questo momento non possiamo assolutamente elevarlo a grado di titolare immediatamente, proprio perché quando si torna da questi infortuni, l'abbiamo visto con Federico Chiesa, diventa sempre un po' complicato poi riprendere anche il giro. Thiago Dalot arriva per 3 milioni e poco più, che andranno dritti dritti nelle casse del Lille, a cui si aggiunge una percentuale del 10% per la futura rivendita. La Juventus ha deciso di inserire questa opzione magari per cercare di abbassare le pretese economiche. Thiago Dalot, che aveva già trattato con l'Inter, ha scelto la Juventus proprio per poter arrivare già a gennaio. Thiago Dalot che torna in Italia dopo un'esperienza al Milan, perché Thiago Dalot era stato un giocatore che è passato dal Milan appunto alla Ligan all'interno di quello scambio che aveva portato poi Rafa Leao il rossonero. Perché lo so? Perché la scorsa settimana abbiamo fatto una live qui su Twitch, anzi proprio questa settimana, ma è stato martedì, in cui uno di voi mi ha fatto notare questa curiosità che non ricordavo, e quindi se volete altre informazioni su Thiago Dalot, dato che martedì c'erano tante voci sul ragazzo, avevamo fatto anche una scheda tecnica, eravamo andati a ripercorrere tutta la carriera di Thiago Dalot, e vi lascio comunque qui sopra nelle schede il link per andarvi a rivedere un'oretta tranquilla in cui facciamo tante chiacchiere, in cui scopriamo curiosità interessanti su questo calciatore, che potrebbe giocare anche sul fronte mancino della difesa 3, e quindi magari spostando Danilo a destra
perché Danilo l'abbiamo visto un po' male nelle ultime uscite, magari riportarlo nel suo ruolo naturale, nella sua posizione più idonea, potrebbe trarne beneficio. Poi ovviamente lì bisognerebbe capire con Gatti. Ad ogni modo la Juventus sta cercando di aumentare la qualità all'interno della rosa, la Juventus che in questo momento sembra intenzionata a far uscire veramente pochi giocatori a gennaio, e mi viene a dire soltanto Moise Kean in questo momento dopo la partenza di Wiesen, per poi andare a riassemblare un po' la rosa. Ildiz che va numericamente a sostituire Kean, Thiago Dalot che va a sostituire numericamente Wiesen, e mancano i sostituti, o meglio il sostituto, perché immagino che la Juventus andrà a fare un solo movimento di mercato a centrocampo per le squalifiche di Pogba e di Fagioli. Ieri abbiamo parlato di Henderson, dell'ex Liverpool, Jordan Henderson, ex Liverpool, ex capitano. La Juventus adesso è interessata seriamente, c'è già stato questo dialogo, subito la Juventus non sembrava particolarmente interessata, aveva snobbato per poi ripensarci e andare a ricontattare gli agenti del calciatore. Io sono sempre di quell'idea, ieri vi ho fatto un'analisi preliminare, ma perché non pensavo potesse essere un nome vero e proprio, invece abbiamo scoperto che c'è qualcosa di concreto. Io lo prenderei soltanto a determinate condizioni. Intanto che fisicamente sia integro, perché noi andiamo a prendere un giocatore che nemmeno conosce la lingua, perché non conosce l'italiano, conosce l'inglese ovviamente, però lo stesso Allegri sappiamo è un allenatore che comunica soltanto in italiano, poi ci saranno tutto lo staff che andrà a tradurre, andrà a spiegare ai calciatori indubbiamente, però il rapporto 1-1 allenatore-giocatore secondo me è molto molto importante. Quindi un giocatore del 90 che arriva deve essere già bello pronto per essere al servizio dell'allenatore. Io spero che sia integro fisicamente, ovviamente non può essere un discorso da meno, lo stipendio, l'ingaggio non può essere quello che gli garantiscono in Arabia, e ci mancherebbe altro. È anche un pochettino il discorso legato a quello che sarà l'opzione, perché dovrebbe arrivare in prestito, dovrebbero prestarcelo, lui vuole almeno 18 mesi. 18 mesi significa questi 6 mesi più tutto l'anno prossimo, e poi anche perché classe 90 significa che quest'anno ne fa 34, non è più un ragazzino, inizia a essere proprio negli ultimissimi anni di carriera, e bisognerà sicuramente cercare di capire se è un giocatore che, nonostante la carta d'identità e magari un ingaggio che là è elevatissimo e che qua deve essere veramente più basso, poi può dare effettivamente qualcosa alla Juve. Un giocatore molto tecnico, un giocatore di recupero palla, un giocatore che potrebbe giocare anche come mezzala destra. Io non credo davanti alla difesa per spostare Locatelli, non me lo immagino in quella posizione lì, perché su Locatelli è stato fatto un certo tipo di lavoro da Allegri, l'ha praticamente plasmato, ha reso Locatelli un giocatore diverso rispetto a quello che era prima di arrivare alla Juventus, perché Allegri davanti vuole un giocatore con quelle caratteristiche lì come titolare. Poi ovvio che come riserva abbiamo Nicolò Caviglia, che non ha quelle caratteristiche, per forza di cose non si può avere lo stesso tipo di giocatore sia come titolare che come riserva, è difficile avere proprio un backup con le stesse caratteristiche, anzi è quasi impossibile, perché la Juventus non è stata costruita in questo modo. La Juventus è stata una squadra che a cui venivano aggiunti dei pezzettini, diciamo così. Diciamo che anche l'ultimo mercato non è stato un mercato, quello precedente è stato completamente un flop, quindi la Juve è una squadra che si è costruita alla fine, ci sono ritrovati lì. Ad ogni modo mancano 2 settimane, e voi direte a cosa? Al termine del mercato invernale, quindi la Juve dovrà iniziare a capire, ma la Juve ha già iniziato a prendere forma in realtà, perché il difensore sta arrivando sul lungo, sulla prospettiva, Azic, e tra l'altro ieri si parlava anche di Popovic, vediamo se ci sarà anche la possibilità di ingaggiare questo talento a parametro zero. E sul centrocampista sembra la parola d'ordine esperienza, sembra la parola d'ordine anche personalità, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che per essere capitano del Liverpool la personalità la devi avere. Ci sono dei dubbi in generale, perché quando vai a fare un'operazione di quel tipo lì, vai a prendere il nome, bisogna poi anche farsi delle domande e capire se il giocatore viene effettivamente per aiutare la squadra o semplicemente per concludere in maniera un po' più dolce la carriera rispetto all'Arabia. Io non sono espertissimo di Saudi League, non l'ho seguita e non ho nemmeno intenzione di farlo, devo dirvi la verità, quindi se c'è qualche esperto fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io ho guardato un po' di dati,
per il momento non ha mai segnato in Saudi League, però ha continuato a fare una delle cose che gli è sempre riuscita meglio in carriera Henderson, cioè servire gli assist ai compagni e quindi giocare al servizio della squadra. Riuscirà eventualmente a dare una mano anche alla Juve? Dovesse arrivare, me lo auguro fortemente. Ciao ragazzi, buona domenica.